Benvenuti su News per te. Jerry Scotti non trattiene le lacrime per il figlio Edoardo. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Jerry Scotti, in una lunga intervista, ha ripercorso momenti significativi della sua carriera, inclusa la sua esperienza all'Ariston come conduttore. Ha scherzato su Chiara Ferragni e i suoi nemici a Striscia la Notizia. Scotti ha anche parlato con ironia della sua esperienza politica e delle questioni legate ai vitalizi. Tuttavia, il tema più toccante dell'intervista è stato legato alla sua paternità. L'anno scorso, Scotti ha pubblicato il libro di memorie Che cosa vi siete persi, rivelando un lato più sensibile e dedicato alla famiglia e all'amore per suo figlio Edoardo. Quando gli è stato chiesto cosa ha perso nella vita, Scotti ha risposto senza esitazione che ha perso momenti importanti con suo figlio, nonostante non gli abbia mai fatto mancare nulla. Ha aggiunto che ora lavorano insieme e che Edoardo lo aiuta anche con TikTok, dove hanno raggiunto numeri impressionanti. Scotti cerca di recuperare il tempo perso con i nipoti. Il rapporto con suo figlio Edoardo è ottimo, ma Scotti prova un piccolo rimorso per il tempo dedicato al lavoro, che gli ha fatto perdere momenti significativi della vita di suo figlio. Alla domanda su un nuovo libro, Scotti ha confermato che ci sta lavorando. Ha condiviso con entusiasmo di aver venduto 100.000 copie del suo primo libro. Scotti si è detto impressionato di essere tra i 20 autori viventi italiani più letti del 2023. Ha concluso esprimendo la sua sorpresa e gratitudine per questo successo. L'intervista ha mostrato un Jerry Scotti sincero e umano, capace di emozionarsi quando parla della sua famiglia, rivelando un lato inedito e profondo di sé. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news.